pista convocati, tutti convocati tranne l'infortunato e gli squalificati. Squalificato De Franco, infortunato i soliti che sono stati infortunati, Stendardo, Mantera, De Falco, Manciucca, questo si aggiunge Battista che ha preso un colpo al ginocchio e non ha recuperato. E quindi sono in pegno, partiamo in pegno, tutti gli altri sono tutti arruolati e basta, con la differenza che Tacogna sia il Creca in serata, perché giocherà con l'Alberetti, giocherà e poi ci raggiungerà in serata. Visto che settimana è stata, perché non possiamo nascondere, è stata un po' tribolata. Sì, onestamente non è che noi non avvertiamo tantissimo quello che succede in società. Noi siamo qua, lavoriamo e basta. Di sicuro c'è stato qualcosa che ci ha distolto un pochettino inizialmente all'inizio settimana dal nostro lavoro, però poi i ragazzi hanno lavorato bene. Sono dei professionisti, da questo punto di vista dobbiamo fare un plauso. La cosa che un pochettino ci ha creato un po' di disagio è stato soprattutto sull'organizzazione nostra interna, perché c'è stato l'abbandono da parte di Rosario, del magazziniere, e questo ci ha creato non pochi problemi, però siamo stati bravi perché stiamo dando una mano a cercare di prendere un po' la situazione, che non è facile per delle persone che stanno venendo ad aiutarci, ma che molto probabilmente non sono addentrati per come lo era Rosario questo mestiere. Quindi un po' di problemi ci sono, ma ci stiamo adattando e stiamo cercando di superarli. Da parte della società avete avuto un incontro, qualche chiarimento? No. Ripeto, non siamo un po'. Sembra una settimana come tante altre, non, quindi da parte nostra abbiamo continuato a lavorare, si sono preparati bene e quindi sono fiducioso perché, ripeto, ho visto lavorare con la giusta intensità e poi fino a quando uno ha in squadra giocatori importanti, come ce l'abbiamo noi, tipo Angelo, tipo Strandelli, tipo Orso, non vedo perché, insomma, sono abbastanza fiducioso. So che andiamo a giocare contro una squadra che è abituata a lottare per la sopravvivenza, quindi sappiamo pure che ci aspetterà una partita molto difficile, però noi ce la vogliamo giocare davvero, cercando di fare i conti. Anche perché con le squadre di testa avete sempre fatto ottime partite, non è qualche problema che avete avuto con quelle squadre che magari si chiudono. Sì, questa sì, e quindi è vero, dobbiamo cercare di cambiare questo trend, lo dobbiamo invertire, speriamo di riuscirci già da domani, ripeto, avversari permettendo, perché abbiamo il massimo rispetto per tutti, o che sia primo in classifica, o sia ultimo. Noi pensiamo sempre ad andare e a fare la nostra gara, come è giusto che sia. Sistema di gioco visto col Siracusa può essere ancora riutilizzato, non dico dall'inizio, magari in corso d'opera. Guarda, in linea di massima si potrebbe riutilizzare, il tutto dipende da come avrà visto i nostri giocatori, soprattutto nel pacchetto difensivo. Abbiamo dei giocatori che sono in recupero, abbiamo dei giocatori che hanno avuto qualche acciacco, quindi è una questione numerica. E da quello dipenderà anche il nostro modulo. E poi non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo in squadra giocatori che sono dei bevilini, giocatori che possono creare delle difficoltà agli avversari, e ne abbiamo parecchi, perché consideri che abbiamo squadra Stambelli, Piscioni, Giolinco, Sartore, Battista, Livio,
tutti i giocatori, ripeto, brevidini, possono creare delle difficoltà per quanto riguarda proprio gli aspetti di confronto individuale. Deve essere una nostra arma, ne abbiamo parlato la volta scorsa, quindi riuscire a mettere in campo più di due, se non anche di più, 3-4, insomma, non potrebbe essere un vantaggio per noi. E anche questa è una nota, una cosa che si deve tenere presente per quanto riguarda il mondo. La tua scorsa ti chiesi tutti ma vincenti, ma alla fine sono stati belli e vincenti. Domani sei soddisfatto se... No, io dico, cioè, di questa partita onestamente devo dire che non mi piace dire che temiamo, perché non è giusto così, perché uno nel calcio deve andare, si deve giocare le partite, si deve giocare sempre fino in fondo, fino alla 90esima. Però è una trasferta che la dobbiamo prendere col verso giusto, dobbiamo essere molto concentrati e dobbiamo essere come loro. Loro sicuramente sul piano agonistico, mi ricordo nella gara d'andata, erano molto aggressivi, molto quadrati, ben messi in campo, ci hanno creato qualche problema. Dobbiamo essere come loro, dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo essere corti, dobbiamo essere cattivi nei momenti che bisogna essere cattivi. Quindi io credo che sarà quello. Se noi ci metteremo alla pari loro da questo punto di vista, io sono sicuro che poi le qualità che hanno i ragazzi verranno in fuori. Quindi, ma se non accetti questo, difficilmente riuscirai a fare punti oppure a vincere le partite. Quindi io credo che prima andiamo là, ci mettiamo a pari livello e poi dimostriamo che siamo superiori a loro, soprattutto sul piano prettamente tecnico. Vista c'è la Salandria domenica in panchina, come sono le sue condizioni? Salandria è in recupero, la settimana è andato bene, si è allenato pure bene, le fitte al ginocchio le sente sempre meno, quindi è un giocatore che tornerà utile. Ora dirti se sì, da subito non però è un giocatore che si ci può fare già affidamento, e questo già è importante, perché andare a giocare e avere già delle frecce da utilizzare al proprio arco, insomma, è una cosa positiva. Cominciamo a aumentare di numero, già è buono. Ci sono stati dei momenti che non avevamo neanche da fare i cambi. Abbiamo perso De Falco però per un mesetto. Sì, questo mi dispiace. De Falco, Andrea subirà, già avuto un colloquio con il medico che lo dovrà operare, credo che già nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe essere operato. Speriamo che sia il prima possibile, perché a quel punto, essendo solo il menisco, per quello che mi risulta, potrebbe essere un rientro molto breve, a distanza di una ventina di giorni già si potrebbe riavere. Io me lo auguro, mi faccio un in bocca al lupo e lo aspettiamo, perché Andrea è un giocatore che per noi è importante. Anche Peppe ormai che... Sì, Smattera si sta allenando, sta continuando, la prossima settimana comincia a correre, sta facendo tutto il lavoro di piscina, di palestra, e a buon punto anche lui. Stendardo lo stesso, che sta recuperando questo problema che ha avuto alla coscia, si è affidato a un'equipe importante per risolverlo, e anche questa settimana è andato a fare terapie come ha fatto la scorsa settimana, e anche lui credo che la prossima settimana si aggregherà, comincerà a correre, e poi piano piano si aggregherà alla squadra. Invece le condizioni di Buschiazzo, Gilli e Russo? Sono tutti, queste settimane si sono allenati tutti con la squadra. Sì, sono tutti disponibili, certo, da considerare che c'è Gigli che ha avuto questo problema al polpaccio, interessato la caviglia, però dico, si è allenato e è andato bene. Buschiazzo lo stesso, ha avuto
Oltre al discorso della spalla, ho avuto un problema la scorsa settimana al bicipite femorale, però anche lui è ripresa. Urso, idem, pompadate, è stato aggregato, si è allenato bene, il ragazzo è molto motivato, è un altro giocatore che ci può dare una mano d'aiuto, insomma, speriamo bene. Grazie. Ok, grazie mister. E dico.